L'autonomia differenziata è un tema all'ordine del giorno del governo, lei che opinione ha? Abbiamo specificato la posizione dei comuni al ministro rispetto all'unità economica, all'unità giuridica del nostro paese e condividendo col ministro anche l'esperienza che hanno fatto i comuni in questi anni, che sono riusciti a superare la spesa storica e a fare una sorta di perequazione ridistribuendo le risorse statali che arrivavano ai comuni, cercando di aiutare i comuni che avevano maggiori difficoltà nel rapporto tra le funzioni fondamentali e quindi quelli che chiamiamo funzioni standard normalmente, livelli standard dei servizi e la capacità fiscale. Noi l'abbiamo fatta questa operazione, siamo riusciti a farla senza polemica, tenendo insieme il paese. La speranza è che, come dire, avvenga la stessa cosa rispetto alle funzioni regionali, nel senso che non ci sia un'operazione che possa dividere il paese. Lei percepisce o ha percepito la vera volontà di andare in questa direzione oppure pensa che poi potrebbero prevalere posizioni più estremiste? Ho capito dal ministro che c'è l'intenzione di delegare alcune funzioni in un rapporto con le regioni senza intaccare l'unità del paese, cercando di capire a partire dalle funzioni che sono concorrenti, quelle che sono le funzioni che oggi gestisce lo Stato e quelle che invece vengono gestite dalle regioni. Vedremo ovviamente cammin facendo che cosa accadrà. Lei è intervenuto all'Assemblea regionale dell'ANCI Campania. I sindaci che ruolo svolgono? Spieghiamolo ai cittadini, è forse il mestiere più difficile al mondo. È un mestiere complicato, però è anche un mestiere che ti dà tante soddisfazioni, perché ti porta a stare vicino ai tuoi concittadini, sei vicino ai problemi, alle difficoltà e alle esigenze della tua comunità, ma sei anche vicino a quelli che sono i sogni e le aspirazioni dei tuoi concittadini, e credo sia la parte più bella del lavoro del sindaco. Nei prossimi giorni a Bergamo, quando ci sarà l'Assemblea Nazionale dell'ANCI, in cui discuteremo dei temi che ci riguardano più da vicino, nell'immediato, la quotidianità, cioè i nostri bilanci, l'aumento dei costi per l'energia, l'aumento dei costi delle materie prime che ha un impatto negativo sui progetti finanziati dal PNRR, la necessità di ulteriori semplificazioni per dare attuazione a quelle risorse del PNRR e trasformare progetti in opere pubbliche. Contemporaneamente uno dei temi che ci sta anche a cuore è quello dello status del sindaco, la responsabilità. Non vogliamo immunità, non vogliamo non avere responsabilità, ma vorremmo che le responsabilità fossero circoscritte. Non puoi essere responsabile di qualunque cosa accade nel tuo comune per il solo fatto che sei il sindaco di quel comune. Vorremmo che ci fosse una definizione più precisa delle responsabilità, poi chi sbaglia è giusto che paghi. Una riforma sull'abuso d'ufficio sarebbe gradita ai sindaci? Beh, abbiamo già avuto una prima riforma col governo precedente, c'è la disponibilità da parte del ministro Nordio, che è stata espressa pubblicamente, lo incontreremo nelle prossime ore, di rivedere l'abuso d'ufficio, che è uno proprio di quei reati che non ha un confine preciso, quindi ci si può ritrovare indagati senza aver fatto nulla, tant'è vero che le statistiche degli ultimi anni ci dicono che il 93% dei sindaci indagati per abuso d'ufficio o non sono stati proprio rinviati a giudizio o sono stati assolti.